Maxi Rizzi è un giovane e promettente giornalista e si aspetta un'assunzione, perché lo merita fondamentalmente. Samuele è così, è un bimbo, ha studiato tanto, un bimbo, ce ne sono tanti, che ha sempre vissuto per la scuola da prima e per il lavoro dopo. Irma è un medico, precaria da sempre, è destinata a restare precaria, proprio perché le passano avanti. C'è chi dice no, è una commedia che tratta di un argomento che forse tutti più o meno in Italia conosciamo. I nostri tre protagonisti non hanno quello che si meritano dalla vita e dal lavoro, perché qualche raccomandato gli fa sempre le scarpe e decidono di vendicarsi. Questo è l'inizio della storia. E lo stalking diventa il mezzo per cui i nostri tre eroi cercheranno di riprendersi il mal tolto. Il film poi inizia a essere una sequela ininterrotta di scherzi e di situazioni divertenti, senza però dimenticare mai anche la parte sentimentale, la parte romantica, che è data sì dall'amore ma anche dall'amicizia. È educativa questa storia e forse, come spesso succede, la commedia è il mezzo giusto per trattarlo, perché la prendi in giro, ci scherzi sopra, ci ridi, ma ridi di un argomento molto serio che condiziona la vita di veramente di un sacco di persone. Questo mi ha affascinato, il fatto che fosse una commedia dove c'era un po' tutto, dove c'erano elementi e spunti sociali, elementi e spunti seri, elementi e spunti comici brillanti e sentimentali. Quindi una commedia completa. E poi Samuelino, Bazzoni, li voglio proprio bene. Io c'ho il giubbotto, va bene uguale. Beh dai, e questo è Luca Argenteri, chiamate Scamacci. Una delle fortune che un regista può avere, ma che non è scontato avere, soprattutto in un film con un triplo protagonista, è che si crei l'amalgama al di là di quello che avviene davanti alla cinepresa. Con loro tre è così che è stato, si è stabilita una complicità, un modo di stare insieme. Cioè io penso sia raro trovare un set così dove si scherza, dove è veramente un piacere venire a lavorare. Come mi sono trovata con quei due, mi sono trovata bene. Il problema di lavorare con Paolo e con Paolo è riuscire a mantenere una parvenza di serietà a volte. Questa cosa qua è un elemento che tu puoi cercare come regista di ricreare, cerchi come comunque se lo ottieni, però insomma è qualche cosa che, se tu lo hai, è un piccolo patrimonio che arricchisce sicuramente il film. Ecco, non so se abbiamo combinato dei guai, questo lo vedremo poi. Parlare di qualcosa di molto serio, di molto importante e di molto pericoloso per la società e per la vita nostra di tutti i giorni, e trattarlo in chiave di commedia è sicuramente una chiave vincente, sicuramente un motivo di curiosità, credo che verrà recepito bene. Il fatto che un argomento così serio, se vogliamo drammatico, venga affrontato in modo così, con i toni giocosi e leggeri della commedia, secondo me è un buon modo per raccontare un argomento che altrimenti sarebbe piuttosto, come dire, indigesto, ecco. E poi alla fine, sai, quando sorridi e allo stesso tempo hai anche l'attenzione su certe cose, esci dal cinema che sì, dici, guarda, sono stato bene 1 ora e 40, però magari stasera non so perché mi viene da pensare questa cosa. E allora, quando è così, il cinema è quel più bello.